De Pim, primo premio concorso autori trentini, Sol per la notte, Storie da contare, El Bacuquel, I segreti del cor, anzi nel cor, primo premio concorso autori trentini e premiata a Palcoscenico Trentino, Per nonare malora, 1866, Bosie segreti e scondirole, Voia d'Amor. Cari amici Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati, spero sempre di trovarvi in buona salute, sempre pronti mi raccomando col quaderno e la penna per prendere gli appunti per cercare di imparare quelle cose che cerco insomma di insegnarvi. Vedete che ho iniziato in un modo curioso questa volta, cioè con questa elencazione di questi titoli, pensate un po' sono i titoli di commedie, commie, commedie dialettali, chiaramente avete sentito dal, dal titolo. <ride> Curiose, no? Eh, ho detto, chi sarà l'autore di queste commedie? Ma nel frattempo, accanto a questi titoli, che naturalmente qualche amico mi ha fatto avere, ho trovato anche queste due poesie. Vi faccio sentire solo l'inizio: tanto per smissiarsi de notte e de fors'èita a piovere, e il rumor de nagozza che la batte continua sul rebals dal de for. Nogen vengo a dormire. Ma sentite questa che bella! Sere fredde d'inverno, tutti insieme, la vecchia cosina, la fornella stizzata in pignata sbrugnata, che sbuffeva il sofun sul soffit, me fradel il ciucevan la cuna e me mamma che canteva la nana. Beh, voi capite che di fronte a questi versi, a questi titoli, eh, mi sono dato da fare ho detto, chi sarà l'autore di queste commedie, perché sono titoli di commedie? Chi sarà l'autore di questi versi, di queste poesie? E l'ho trovato, fra l'altro, un personaggio molto noto in zona che mi scuso, non lo conoscevo, ed è, pensate un po', Alberto Maria Betta di Riva e quindi l'ho invitato, eccolo qua. Ciao Alberto, grazie per aver, invitato il, eh, aver aderito a questo mio invito. Ecco, naturalmente, quando ho queste persone eh, mi sento un po' a disagio perché io sono l'ultimo arrivato, lui col dialetto ci va a nozze, no? Allora. Mi sono permesso di ricordare le tue commedie, perché tu sei un commediografo. Eh, sì, scrivo anche commedie. E... Allora, parlante in dialetto. Allora, allora prima roba, è, è, fa parte di una compagnia filodrammatica che sono uno dei fondatori della, della compagnia, e questa compagnia, la compagnia teatrale Sarcaioli, il nome, che è nata a Arco, le prime volte perché allora abita, Segantini, abita se Barco, con Segantini sì. con Segantini Segantini l'entra un po' dopo perché cercavo degli, degli attori bravi così ma mi consigliato di chiamare il Mario Segantini e eh, lo chiamò, lui sta molto insomma in pensioma adesso eh, e, e la recita finché che la finché, podesta finché e, e, e se via via sta, sta Sta, sta filodrammatica eh, e la prima commedia l'ho tradotta da, da, una, da un testo italiano, la prima commedia che avevo fatto in due atti, e dopo pian pian eh, eh, siamo, eh, ho cominciato a scrivere le commedie me, perché, perché eh, le commedie belle le erano fatte da 20.000 compagnie e eh, 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 allora a me, me le sono scritte. Me, e, 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 le scrivo come le mi piaceva e, e avevo sempre recitato avendo sempre un successo un successo, eh, strepitoso, strepitoso sì. Ecco, naturalmente Alberto, per scrivere poesie vuol dire che te dai passione eh, poesie e commedie, te dai passione per il dialetto eh, ecco, sì. come mai sta passione per il dialetto? Che sai che è su col dialetto come mi penso, no? La passione del dialetto me l'ho sempre avuta, per via che al di da ancora va sempre italianizzando se desem. E... E mi ha avuto questa passione perché? Perché è la, la lingua che parlava Menono, meno, Bebisnono, meno, meno. e perciò non vuoi che la vaga persa, al di là di i giovani, perciò se resta qualcosa del dialetto, come ancora fanno le ricerche sui su, 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 poeti latini, o su, e, e domani farà le ricerche e capirà anche che sta in casa anche, certo. che, 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 che parlava quella lingua che era una volta la lingua ufficiale, perché una volta non era al Se si parlava di alette. E dialetto. poi legata bene alle nostre alle tradizioni, alle nostre no? terre, alle tradizioni e che dopo eh, si sa che il dialetto cambia anche perché una volta l'era molto Ehm, era molto preciso paese per paese perché, perché la zenla si sposava certo. eh, eh, al vicino di casa eh, e quell'altro leva quell'altra che l'abiteva nella sì, strada. Sì. Non era macchina, non no era macchine, no moto, non era a una bici, era, era già eh, certo. eh, lusso. Perciò, eh, la, se si esposeva, e eh, eh, perciò il dialetto restava. Adesso invece come con col movimento cosa uno sposa una da Val Deledro. Quindi è fuori E a e anche i dialetti non è più esatti come erano. E quindi hai detto, Mi faccio qualcosa per il dialetto per far sì che questo dialetto venga. Quello che se può fare, no? Sì, anche il dialetto scrivo. E, e, e scrivo come che, che sento mi, come l'ho sentito da mio papà, da mia me mamma, metto qualche parola vecchia che ho sentito dai contadini o da, da, eh, però infatti cerco in ogni maniera di… Sì, de, perché de, ecco, ti dico subito una curiosità, prima parlando con la tua sposa, no? La Pasquina? Sì E' una fosta parola, i, 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 i gardellini Ecco di belli i cardellini, no? Eh sì, ma lei cos'è? Ecco, spiega, spiega cos'è i cardellini. Ma il gar... Cioè, Perché tu ti pensi all'Osel, no? Sì, ah, quello lo sapevo neanche a me, ma dice che era un articolo ecco, di Sercarlo, a Venvar dei infissi che nevano i muri a secco per tenere i pali, quelle cose lì, e, e che c'è a me al Gardelim. Ecco, al Gardelim, ecco per dirti, no? Sì. A volte che è delle parole sì. che sta scomparendo, e quindi sì. ogni tanto senti, Alberto, lo avendi Passione per il dialetto, ah. commedie naturalmente te reciti anche, oltre che scriverle, però te scrivi anche poesie, eh? Sì, sì, scrivo poesie. Ecco, che scrive. mi mi sono permesso prima, adesso, mi sei subito, fammi sentire che tipo di poesie te scrivi, così sì. anche i nostri amici sentono che belle poesie che te scrivi. Allora, questa è una delle prime che ho scritte quando sono in pensione, perché prima le scrivo e le buttevo via, e poi dopo pian piano invece ho scominciato a metterle da parte. E questa qui è una delle prime. che Sogni lontani, sere fredde d'inverno, tutti insieme nella in vecchia cosina, la fornella stizzata e una pignata sbrugnata che, che sbuffava il soffum sul soffit. I miei fratelli cuocevano la cuna e mia mamma che canteva la nana. L'era calda in quel sito. E intorno al fuoco tanto amore, «Me godevo ascoltare le storie dei grandi, na gran voia de crescer. Ed e di fora a e fiocheva, sequerteva la piazzetta de Bianca, Zobasse il Marocco, e pareva cento volte più bel. Contevo le peste in nef, le meneva in paesi lontani, na gran voia de nar. Le falive, le pareva balar, le sluseva en del dei lampioni. Li tacca la finestra, mi sognavo di terre mai viste. Quel mondo de fora mi pareva così grand, mi pareva così bel. Non sapevo del freddo al de fora. Disegnevo fiori sui panai. Allora, chi che sarebbe ha tante robe da dire? No? Che delle bellissime immagini. Intanto mi piace questa, questa immagine della cucina, non solo che... che era dentro cult, ma era dentro anche a Tantamor. Cioè, sì. dà l'idea proprio della famiglia unita. Abitevo abitevo in una a casa via Marocco dove, case vecce, dove i pavimenti erano di cemento, no, no, cioè no, era non piastrelle, era piastrelle, non era, ultima, non era niente. Era una generazione, eh, eh, ecco, che costa. Era, era una casa così, che era la tavola, che era, che era quelle. se empitureva tutti i mobili della Cosina de blu, perché diceva che, che le mosche non le. Non le, non le ho capito, le, tacheva, eh, tacheva, eh, le, tacheva, le su. che allora era mosca in giro, adesso sì, non è più. <ride> Eh, ma che è le zanzare, però, che le zanzare Zin, le zinzale, in compenso, no? E dopo, questo paesaggio qua con la Nef, no? Sì via marocco dalla fine dalla mia finestra che era una casa che va fuori da tre parti dalla finestra te vedeva la neve che la si posteva lì e, 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 e era le, le, le che era l'ampiome ti te vedeva le falive della neve che ma pensi che sti vedeva. ambienti che sia ancora no. in aia beh, quando, Forse... quando fioca l'è sempre, è sempre quelli, eh. ma però vuoi dire sti, sti angoli così caratteristici eh lo so li ha cambiati fase, perché una volta adesso piastrella dappertutto i porfidi co, una volta... Eh, e come per la voglia di crescere, anche eh, se adesso che se in crescita lui sarebbe tornare eh, indrigo, no? Sì, beh. Eh, sì, perché quando te sei giovane, che e voglia, eh, te, te vede co, te pensi cosa farò da gran, cosa, no, spero di diventare gran, vedevo l'ora di denaro militare, mi... addirittura. Venire, eh, eh, darò gran a Ronca militare così <ride> e dopo quando te arrivi eh. E dopo queste falive, no? Cos'è le falive? Eh, eh, eh. Queste falive che te vedi, le, quelle delle... Le, del... le falive della neve che venzole, le, le, le... Illuminai dal lampione. Illuminai dai lampioni perché sul lampione te le vedi. E pare quasi le... qualcosa che sfavilla, che è luminoso. Mm. E questa è la prima, sì. adesso però è la seconda. Sì. E chi ne è proprio sul sentimento... Eh, questa la eh, Intima, eh, chi ecco, siamo nell'intimistica. Sentirsi col cuore desmissiarsi de notte e de forza e ta è e rumor de cosa che la batte continua sul rebals dal defor Non L'ogen vegno a dormire. te te move nel son, e il tuo calmo respiro mena cari penseri, tenerezza al me cor, una gran pa incantata. incantada. Te carezzo il cavei te te strucche visim e tra i miei bracci, te me la mam, sento tutto il tuo bene. Beh, chi che... non mi piace, i, i, I do... prima te parli di cosa no? Che... Di quel che succede di che sei eh, eh. a piovere eh. è il seita, eh, ecco, seita. Seita. Eh. sto seitar, è eh, che continua, no? Sto se. seguitar a piovere e cosa non è che hai visto tante cose, che se hai visto tante, eh, 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 Stagosa maledetta eh, eh, che eh, la continua, che un... e non riesco... A a dormire, passò. Eh. E allora che Fago vago a, a, no, a cercare? Vissimo alla Messiora. Alla Messiora, che lei ripeti come si chiama? Pasqualina. La Pasquina. La Pasqualina. Pasqualina. Pasqualina, Pasqualina mi prima ho di Pasquina, quindi mi scuso con la signora, eh. la disarma. come si fa di Pasquina? Pasqualina. Beh, la chiama tutti Pasquina a sto paese ah, ecco, Ma la è giusto. la che piace che sia, ha il suo nome ah, vero, allora, che è Pasqualina. Allora, Niente Pasquina, Pasqualina. E quindi che fevi, tenevi lì... Dato eh, sposa, se, se tocca la mamma, e, la, tocca la mamma eh, e di fatti la finis, la poesia ripete come la finis, perché la è bella, teme tutto, che la mamma, eh? sento tutto e to, to bem, sì. sentimenti questi, non so, quando sento queste robe chi dico, ma è sentimenti che è ancora, ancora che è ancora queste robe così, eh, penso che sia, sì, eh, ecco, allora lui le... Ottimista, quindi, yeah. l'Alberto... Adesso manca un po' romantico, ecco, quelle robe lì... Ecco, un po' romantico, beh, un che scrive queste poesie chi? Quella di prima, e questo chi? E eh, questa chi? Insomma, puro romantico di te. E chi sembra, appunto, nelle poesie. Ma adesso volevo una curiosità sulle tue commedie. Che è una commedia che ti, te la preferisci? Ho visto che ti hai vinto premi, segnalazioni... Senz'altro quella che... De... Tutte quante, perché è come a Verga dei Fiori: quando si fa una commedia e te la finisce, sì, la però, sì, però è... senz'altro, la prima uccide Pim. Che la, la prima che ho scritto proprio di Sana Pianta, Uccede de Pim, una delle, a, a parte che parla dei nostri posti, di quando eh, erano le tedesche che da boccia se ne va tedesche, però mi pia, parlo, pia invece. Pia, eh, che... Eh, se è eh, in orario eh, chi eh, protetto, invece, eh, quindi mi raccomando, ne, se ne va tedesche. E eh, ecco. eh, invece che narra tedesche mi l'ho messa con italiano anche per, per via del dialetto. Ecco, eh. Uccede de Pim, le uce le iaghi, no, del Sì, Le iaghi Pimle. dei pini, eh, sì. Ecco, le, le, ecco. Le, le, Uccide prima il titolo del perché? Ecco, perché... spiega un po', in poche parole, il contenuto di questa Allora, qua. Eh, arriva una putella che la va a lavorare alla scuola alberghiera Del Varom, quella del Varom, la scuola del Varom. e la cerca un sì, sì, sì. posto a andare a dormire, e la va in un de 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 alberghetto delle de, de montagne, de, no, un alberghetto deriva. riva. E in questo alberghetto, in è il Parom Del, del, uh, del albergo l'è uno che lavora in cartiera perché lui dell'albergo no, eh, non l'ha mai voluto eh, perché a lavorare con suo papà non ne va d'accordo oh, e lui l'è ha a lavorare in cartiera Penso, però la sposa e la la sposa e la la fiola far, tutti quanti i va avanti all'albergo lui dell'albergo non interessa il va in pensione e arriva sta putela e sta putela la, 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 la che dice la che comincia a domandare il nome così lui l'ha impiegato sì. E la che dice che è il suo papà. Calata come ai papà, sì. E allora ah, e la allo... Saria Fiola di quelli che la, lavoravano al caffè. Saria la Saria la ah. Saria eh, eh, Sofiola. Allora la dice, Ma come eh, eh, le perché me mamma ha eh, e lui si ricorda di questa donna, però disse eh, Dice, eh, ah perché da dove neva tedesca? Quando l'era, no, non era una tedesca, l'era ah, una italiana. Appunto, però l'era una da Roveredo che l'aveva la, chiesto. La, la, e lui era innamorato di questa putella e l'aveva ah, portata alla Ghette l'aveva portata... Neva cataliana, eh, sì. E, e, e l'aveva portata a, 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 a in Val del Edro, l'aveva portata in giro a Spas così, però i suoi... Quando le resta incinta, so, i soli l'ha fatta sparire la, Ah in, no, la, penso che magari non no, l'avesse. No. Ah, ma quindi che sta proprio eh, il fattaccio Sì, E allora lui gli fa vedere il, il, la, la, la fotografia con sulla data, che dice: Questo chi quel oh, quell'altro fa i conti? Ma di ma lei de... 8 mesi non sembra non, se ne ha dei semi no, guarda che il primo non si conta, se conta. Da, te, se te le fa lì, il primo è e passa. Ma ti eh. fai una proposta, riscrivi la commedia e ti metti dentro il DNA, l'esame del DNA <ride> sì. che loro non erano Di che a me è la sta a questa commedia presa preso posto? Questa sarà del. Penso che sia del 92. No. Eh, allora, erano eh. costi esami. E eh. quindi, praticamente. Eh. Eh. E dopo, allora, lui. Allora, dopo lui eh, la Gansacchetin con dentro. Eh, il, il, che vexò mamma, la lega aveva della. Le ucce de Pim se la trova in della camisa le ha messe via come le ha messe via le fotografie tutte quante e lei che le dà la putella dei de e, 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 e che fa vedere ah, sì. che le ha le UCP allora quell'altro eh, eh, si è comincia a credere eh, però quando vede, eh, si abbraccia Arriva la sposa, la vede lì abbracciato con quell'altro, eh, la ciappa su la cammina con la, con la, la, la va a casa della, della sorella, perché era eh, anche la sorella eh. che fiava e cosa, e la, e la parte via, lì viene fuori De bega, poi dopo e anche la fiola, la bega col Moros, perché è il Moros che... che ecco, eh, ma non, non disente il finale, perché se ti, magari questa commedia l'avevi rappresentata... Eh. La Zella... Le veniva rappresentata più compagnie perché noi l'avevamo fatta per terzi, perché la prima volta l'ha fatta quei su de, perché la, siccome era su quando una roba che non ha mai rispettato nessuno i era prima che scrivevo, non sapevo, è venuto fuori che bisognava aspettare un anno prima da quando che la vinceva il premio, ah. ed aspettare aspettare anno prima di metterla in scena. Ah. E mi ho aspettato, però le altre compagnie l'hanno messa in scena. Ah, e eh, prima sono a vederla su a... Uh, um, cioè, ti tessina a vedere la tua commedia sì, rappresentata volte, una, da... Altri. Una a San Lorenzo, e una su a... Uh, sì, um, ma era il possibile questo, se poteva? Sì, sì. Allora, il, 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 il allora fa... era a te che non te potevi eh, no, mi no, mi non potevo, ma no, non potevo perché le, era sul regolamento e dopo quando ho parlato dopo, più tardi, con co, la fare, Guarda che quelle lì le sta così ma se anche no. Oh, te potevi fare quel che te vuoi. No, ma ti pensa un po' questa chiave eh, che la che eh, avavi Però è no? il primo regolamento, mi la Comunque eh. è una commedia che vale la sì. pena vedere. questa, sì, sì, questa qui l'avevo la, la, fatta 34 volte, pers una persona deriva le veniva vederla otto sì, volte. E ho visto che l'ha vinto appunto sto premio Chi che si chiamava Primo Premio Concorso Autori Trentini. Sì, sì, ah. eh, allora eh, adesso la seconda si sì, se chiama Trentini, prima l'era Concorso qualcosa qualcosa così, ah. sì, però l'era sempre degli de, de, de autori Trentini. Quindi la TPA non soltanto perché è la prima, ma perché è valida insomma. Sì, la prima è valida. Perché di solito l'è la prima. No, no la è... È commedia e tanti, tanti incontri ancora. Quando è che la fa ancora così? Però che certe persone nella mia compagnia mm. eh, ma l'ha già stata fatta, eh, noi vuole fare quel che ah, sa è fa, magari il limite a confronto con gli attori che l'aveva oh, fatta okay. prima. Allora, cari amici, avete sentito che chi se potrebbe andare avanti delle ore, eh, perché sì. noi purtroppo abbiamo i tempi ristretti. Senti Alberto, allora hai capito tante robe, hai allora, scritto commedie, poesie, passione per il dialetto, spropositata. Sì. Te continui ancora a fare qualcosa che fa del bello. Sì, no, mi, mi, sempre con una commedia che l'ho scominciata, ma insomma, è un po' pigro e allora Ah, te sei pigro. Sì, sono un po' pigro. allora Eh, ma quando te vei l'artista di solito, quando vei quel po' Sì, quando avevo il caso mi metto a te scrivere te te metti a eh, Però eh, No, una che non ho già scritto in bel tocco. Che sei vero, un po' faulenza, eh? per usare in termini sì, di... faulenza, faulenza sì. È un po' faulenza, eh, la moglie vedo che la ride, Però la, come sia, la vuoi scrivere perché mm. vuoi presentarla magari al prossimo, al prossimo concorso. Magari. Quindi ti continui con i sarcaioli, no? Sì. Beh, sì, Penso che sì, intanto che abbiamo ancora due, due, due appuntamenti e dopo che pensiamo, eh, eh, cominciamo sempre a diventare più vecchi. Ho capito, Senti, con le poesie però ogni tanto ah, è meglio. Con le, le poesie lì, sì, beh, quelle che le, capita, beh, perché mi fanno, non fa solo le poesie che mi piacciono ma tante volte che tantissimi che domanda, dai, anche ah, che se sposa mia sorella, eh, fate che poesia, fai? E oh, che le fa o perché mi che metto due che eh, ore Proprio. a fare una poesia o tre. Ecco. E naturalmente mi fa piacere che tei di che te vuoi far parte dell'associazione Giacomo Floriani. Sì, allora. Senz'altro, eh, Questa è una bella roba. Perché, perché lo... noi Deaco, eh, eh, eh. che non sei incontro di rivani, eh, sì. anche se Mario Matteotti in sì. mese sì. il eh. va format. Eh. Eh, avendo in festa l'associazione perché stanno anche i mm. appunto i, i 50 sì. anni del dialetto. De, sì, de... Perché, perché anche eh, cioè, quando, quando si parla del dialetto, mi so, lo leggo sul giornale e come sul giornale eh. l'ho contata appunto per poter. Per, eh. per poder... No, no, ho piacere, ma di fatti non te sei l'unico, e quindi eh, approfitto eh, della sì, trasmissione sì. per ricordare ai nostri eh, sì. cari amici di Telegarda, appassionati del dialetto, che poi iscriversi all'associazione. Noi aspettiamo con tutto il cuore, eh, naturalmente, con eh. consigli, critiche, eh. Appoggio, eh, sì. Sì, perché, perché e quindi l'Alberto che... fa parte della nostra squadra? Sì, perché il Floriani scriveva proprio queste era innamorato della montagna, come insomma innamorò me, perché anche domenica sono stata per Nici. Diciamo, con... Col con coro Castegher E sempre sì. la, la sposa Drio? Anche lei la appassionata? Sì, anche ella lei la appassionata, una grandezza. A la, cammi... la passione da me. Una... E <ride> che piazza anche a Pedonar? Sì? Eh, sì, sì, la cammina adesso è un po' di me, però è se eh, sempre me. Eh, eh, te che voglia di crescere, ti si arriva pressa così che adesso te voi si tornare in ma è tardi. <ride> beh, mi pare che adesso sem, stai rispettando i tempi. Allora, Alberto, mi ti ringrazio naturalmente di essere stata qua. A me piaceva presentare la tua bella persona, la tua passione per il dialetto. Quel che ti fai? Naturalmente, ti aspetto ancora perché avrò modo di contattarti per altre puntate perché questi personaggi qua chiaramente nella trasmissione Mendoche Gessedis non è mai troppo tardi per imparare il dialetto, queste persone qua non bisogna lasciarle perdere, bisogna sempre tenersi strette. Quindi prima di passare al mio vocabolarietto ti ringrazio Vabbè. e ti aspetto ancora e naturalmente Vabbè. saluti non la Pasquina ma la tua sposa la Pasqualina sì. ed ecco allora il vocabolarietto e qua alcune robe curiose che vi farò notare. Allora, partì col Bekim. Un bel accento sentì sulla I, quindi bisogna metterlo, non Bechim, Beckim, è il necroforo, quel del cimitero. Ad essere attenti che la parola betulla, hm, la betulla, sta pianta de montagna, che però se vede anche chi qualche d'uni, vuol metterla anche a chi alle basi, eh, io trovare sui vocabolari del Fox, del, dell'Eliseo Fava, Bedol. Mi sono convinto che se sbagliai con l'accento. Perché chi da noi, i dis, eh, Anago, per esempio, i dis il eh, bevol o il bedol? E invece, stranamente, su i, Fox, che è, eh, dovrei essere il massimo esperto di, 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 di dialetto, mi scrive bedol la o chiusa, naturalmente non bedol, bedol, però l'accento appunto sulla o, non sulla e. Vabbè, boh, teni presente questo, Poi è la ciuca, farna ciuca far la sbornia e quindi il ciuco l'elubriaco o anche il balordo. Dopo la petola, il petolot, ecco la petola, ne abbiamo parlato già forse con la bice quando abbiamo parlato della bacchicoltura, la petola è il cascame della seta, la seta meno pregiata e quindi il petolota anche, no? Si facevano a volte certi, eh, certi articoli da, da, da casa con i petolotici, quindi con la seta meno pregiata. Però... Te sei napetola o te sei petola» vuol dire che te sei una persona noiosa anche e poi stando sempre in questo ambiente eh, noioso, te sei napitima o te sei empitima, è la persona tirchia, piagnucolosa, fastidiosa e poi scolobi, scolobo, è l'uomo non fecondato ma vuol dire anche sterile. Poi solef o solev, quindi con la F o con la V, con la V. Vuol dire sollevato, leggero, soffice. E chiudiamo con Vegro, che vuol dire incolto, sodo, eh? un terreno sodo, quindi da lavorare incolto. Vegro anche si dice di persona, appunto, sterile. Bene, sono dieci, mi pare, quindi ho fatto anche questa volta la mia parte. Spero naturalmente, c'è la signora solita lì, mi raccomando, la signora Vilma, attenzione, perché ogni tanto mi fa... Mi, mi fa i puntini sulle i, mi fa notare che ho fatto, spero che questa volta sia stato corretto. La, ringrazio tutte le signore che mi fanno sempre così, eh, mi muovono critiche, suggerimenti, mi fermano per strada, quindi un saluto a tutte, grazie a tutti naturalmente, vi aspetto alla prossima puntata ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. E ciao di nuovo anche a Roberto Maria Betta che avrò qui ancora modo di incontrare. Ciao di nuovo e saluti alla signora.